Signore e signori, un'altra volta sfogato, incredibile, si parte sempre così in questa serie di video che sì signore, stiamo parlando oggi di un'altra apertura da parte del TCG Online. Signore e signori, ovviamente la nostra, non lo so, la nostra galleria di pacchetti purtroppo diminuisce, ma per il semplice fatto che alla fine ne abbiamo aperti 10 l'altra volta, l'ultima volta più che altro, e quindi sta soltanto a decidere quali altri aprire. Io direi che possiamo tranquillamente darci all'old school, ossia questi qua, quelli di Black and White, ossia Next Destinies, vabbè, Destini Futuri, Stirpe dei Draghi, Cosi delle Tenebre e anche quelli di Plasma, del Team Plasma. Cominciamo direttamente da quello del Team Plasma perché è quello più vicino. E bando alle ciance, ciance alle bande che non leggiamo da un sacchissimo di tempo, incredibile. Apriamo e vediamo cosa troviamo. Io ovviamente sto cercando tutte carte giocabilissime perché voglio farmi un bel mazzetto. Un bel mazzetto. Ah, mi sa che sono andato sotto al 10% di batteria col portatile. Quindi si vede a scatti, vediamo subito. No, sto esattamente al 10%, quindi comunque sì, era abbastanza scontato. Ne apriamo un altro? Eh sì, apriamo un altro. Ok, ovviamente io adesso aprirò solo ed esclusivamente quelli che sono quelli giocabili. E ragazzi, mi dispiace che vada così a rilento, però ormai è troppo tardi, ci avrei dovuto pensare prima. E la rara è niente poco di meno che boom! Con Keldur, che schifo! Questi sono proprio Pokémon schifo. Che cos'è questo? Plasma Frigate. Che roba è? Ah, ogni Pokémon che ha attaccate, cioè ha assegnato energie plasma, sia tue che del tuo avversario, non hanno debolezza. E andiamo, non lo so, facciamo così. Sì, apriamo anche questi, che purtroppo, come potete vedere qua, il simboletto è diverso, no? Che è rosso, ma non so perché la videocamera lo fa vedere grigio. Ho la videocamera daltonica, incredibile. Vabbè, diciamo che ci sono un po' tutti i colori un po' alterati, però va bene. Andiamo avanti. Questo simboletto vuol dire che ci si possono fare solo mazzi unlimited, ossia con il current set, nel senso che con il tipo di giochi che si fanno adesso, non si può giocare con le carte che non siano da confini marcati in su. Quindi, tipo appunto, Stirpe dei Draghi, da Stirpe dei Draghi in giù non si possono utilizzare le carte. Non mi dire che ti sei impallato perché ti uccido. Ci ho messo anni per rimettere a posto il. Come si chiama lui? E quindi niente. Che cosa ci raccontiamo, ragazzi? Cosa avete mangiato? Beh, io sono in una stanza buia, tipo quella là in cui si sviluppano le fotografie, quindi non so, in realtà non so nemmeno se è giorno o se è notte o cose del genere. La musichetta inizia a diventare sempre la stessa, quindi divento mezzo pazzo. Vediamo. Oh mio Dio, muoviti! La batteria sta inficiando veramente così tanto? No, è rimasta al 10%. Ah! Maledizione! Dai, non mi far aspettare così, per favore. Seriamente ti sei impallato? Che devo fare? Eh no, vabbè, stiamo veramente aspettando tanto. Io metterei pausa. Oddio, c'è addirittura la pausa. Io direi di mettere pausa e vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Incredibile, signore e signori, si è giocato il pacchetto di Next Destiny, di Destini Futuri. Cioè, ho dovuto spegnere e riaccendere tutto quanto. Ho messo sotto carica il computer e ha ricominciato a funzionare. Ma purtroppo, come potete vedere, siamo ancora intorno al 6%, al 10%. Quindi va un po' più veloce, però non, lo scatto rimane. Ah, c'è cioè, Tool Scrapper, che non ho più pallida idea di che cosa sia. Andiamo avanti con la rara che ha un Doom. Che schifo. Comunque sì, diciamo che l'ho detto, i pacchetti random non porteranno mai a niente nella vita, mai. Andiamo avanti, che ovviamente noi adesso questi pacchetti li apriamo per il semplice gusto di aprire pacchetti. Oddio, non lo rifare, ti prego. Ti prego. Grazie. Dai, arriva fino a 100, lo so che ce la puoi fare. Lo so che ce la puoi fare. Ti prego, non voglio ricominciare da capo tutto quanto. Sta di fatto che appunto questi pacchetti li apriamo proprio per il puro piacere di aprire pacchetti, insomma, perché proprio da collezionisti, perché tanto nel gioco non valgono più nulla perché dovresti fare nel mazzo unlimited, ma nel mazzo unlimited trovi qualsiasi carta e sinceramente mi dà un po' alle scatole. E va bene, aspettiamo, insomma, che qui arrivi al 100%. Ce l'abbiamo fatta, anche perché a un certo punto è tornato addirittura all'indietro, fatto tipo 86-84%, ho detto il panico, sta creando il panico.
Il pane sta creando. Allora, vabbè, queste sono tutte carte che appunto vanno a finire. Oh, caramella rara, incredibile. Mi servirebbe proprio questa carta. La reverse è Venusaur, niente proprio di meno che, con tanto di abilità. E la rara è Kling Klang, un classico. Una bella olografica che insomma non muore mai. Oh, finalmente andiamo al pianto forte, ossia Legendary Treasures. Non vedevo l'ora di aprirlo, perché sinceramente con queste carte le possiamo tranquillamente utilizzare nei nostri mazzi, chissà ancora per quanto. Però speriamo di trovare anche qui qualche ex, perché lo scopo era questo, trovare delle ex qua, o comunque sia delle carte giocabili tipo Victini. Ah, ok, come rara abbiamo trovato cosa, come si chiama, Ninetales. Come potete vedere c'è un bug, quindi se io tocco Ninetales si gira al contrario, vedi, una cosa strana. Poi abbiamo trovato qualche carta rara. Ok, Emolga. Queste qua sono le full art, però non è ex, come potete vedere. Sono quelle là del RV, non mi ricordo come si chiama la sigla. Comunque sia, sono le carte. Si chiama R? Non mi ricordo. Sì, RC. Di. No, Random Collection. Di Reigning Collection, quindi. Non mi ricordo. Ah, di Radiant Collection, ok. Che è praticamente la collezione radiante che è uscita di per sé in Giappone, che l'hanno messa nel Legendary Treasures. Che sono 27-28 carte che hanno una qualità brillante cuccicosa diversa. Ossia, sembrano molto carte cartone animato, insomma. Vediamo un po' cosa ci riserva. Un altro Emolga, come potete vedere. La rara è questo Gallade, che non ho presente, se devo essere sincero. Però sempre potremmo tranquillamente farci un mazzolotto adesso, volendo, anche perché c'è un altro Trubbish utilissimo, perché ci abbiamo anche Garbodor, l'ho trovato. E comunque, come potete vedere, la carta al centro, questa qua, è la reverse, quindi abbiamo reverse Radiant Collection e rara. E qui al posto della reverse ci dovrebbero capitare le ex, o comunque sia le carte rarissime. Non ho la più pallida idea per cui sia uscito quel Ninetales lì. Sinceramente mi prendete impreparato, professore, mi dispiace. Vediamo, mabbammo, riammazzato, mannaggia alla vacca, zozza, scusate ragazzi, però... vabbè, non abbiamo trovato un cacchio. Ok, rimettiamo a posto. Non lo so perché, è diventato scivoloso, non si regge più, guarda, mi fa rosica come una bestia. Ok, siamo ritornati. Se ricasca mi butto pure io dal balcone. La reverse è Tornadus, bruttissimo, che è della versione Radiant Collection, non lo so, mo vediamo. Poi abbiamo Fione, inutile, inutilissimo proprio. Eh sì, vedete, questo tipo di sbrillanci cuccicoso. Ah no, questa è la reverse. Ok, apriamone un altro. Dai ragazzi, però porca zozza, io non ho fatto altro che comprare pacchetti di Legendary Treasures per trovarci le carte rare, porca di quella vacca. E adesso non mi fai trovare le carte rare? Cioè, io al primo pacchetto che ho preso, primo in assoluto, ho trovato Black Kyurem X. Così, proprio come se niente fosse. Ok, c'è un altro. Ma che cacchio ci faccio? Speriamo di trovare almeno Mew. Meno male! Mew, incredibile. Vabbè, sto Ninetales, ma che cacchio ci faccio io con sto Ninetales? È inutile! Perché cavolo mi stai facendo vedere sto Ninetales? Ah, poi vedi, la rara è ovviamente lo Zekrom di Destini Futuri, che sono tutte reprint, quindi sono carte ristampate. E Mew X, sì, decisamente un'ottima carta. Per il semplice fatto che appunto con la sua abilità versatile può fare qualsiasi attacco di un Pokémon in gioco. E mancano 54 secondi, quindi abbiamo il tempo proprio per aprire quest'ultimo e basta. No, oh, che schifo, non troveremo niente, mi dispiace. Reuniclus. Ah, questo qua è Net Force, ne avevo una figata, perché toglie 40 per ogni Reuniclus che hai in campo. E va bene ragazzi, finisce qui, anche perché mancano 30 secondi. Questi non forse li aprirò da solo per i fatti miei, ragazzi. Mi dispiace essere così cattivo, ma si sa, i collezionisti sono anche un po' privatisti, diciamo così. Vabbè ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Purtroppo non abbiamo trovato tutte le carte che volevamo trovare, perché io speravo tanto nei pacchetti di Legendary Treasures. Sicuramente vincendo altre partite, quindi altri Pokken, qualcosa, ne comprerò altri, ragazzi. Facciamo scadere il tempo, io non posso fare altro che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su TCG Online.